Oh bella ragazzi, oggi vi parlo di quello che è stato un mio weekend punk hardcore on the road. Sì, come se fossi ancora giovane, ma dai, finché ho ancora un po' di forza in corpo me le faccio ancora ste mattate. Sono stato prima a Vienna, che poi manco era weekend, era un giovedì sera, e mi sono beccato sto pacchetto fantastico. Ma che cos'è un pacchetto azionario? È fisicamente un pacchetto o no? Sì, spacca, spacca, sfuga. No, non è fisicamente un pacchetto. Con Alfie and Rust, Quicksand e Hot Water Music. Dopodiché sono volato in Italia per giungere in quel di Bologna a vedermi la prima data continentale cheat di questo tour di reunion della crisi. Quindi oggi metto due eventi insieme. Spero di non dilungarmi troppo. Se mi dilungo poco male, video più lungo per te, visto che i contenuti lunghi vedo che vanno molto bene. E più rottura di cazzo per me che di montare, ho sempre meno voglia. Sempre meno voglia di andare ai concerti, sempre meno voglia di montare. Sì sì, faccio tutto e mi diverto, ma certe cose me le vivo anche come una sbatta. Comunque, notte in bianco per andare a prendere l'aereo alle 8 del mattino a Treviso, per poi arrivare a Vienna in queste condizioni. Oh bella rega, eccomi appena arrivato a Vienna. Sono le 11 in punto e alle spalle la notte con una sola ora di sonno dormito. Eh sì, perché dovevo arrivare a Treviso, era le 8 e mezza del mattino e sapete come va a finire. Programma della giornata. In questo preciso minuto sta aprendo Domino's Pizza qua alle mie spalle. All'hotel mi fanno fare check-in prima, quindi mangio una pizza e poi vado a dormire tutto il pomeriggio tipo con Burzum qua sul petto, disagio annesso, e poi vado al concerto. Direi che non ci sono errori, comunque sono proprio un coglione. Italiano che arriva all'estero, prima cosa che fa va a mangiare la pizza in una catena. No, però ho abbastanza feticcio per Domino's. È una roba. Avete visto com'ero carico per mangiarmi quella pizza? Fatto sta che Domino's sono andato alle 11.01, perché mi sembrava da stronzi arrivare alle 11.00. Mi presenta alla porta e papam, era chiusa. Dentro non c'era nessuno. Ho provato anche a bussare. Nada. Quindi me la son presa bellamente in saccoccia e sono andato alla panetteria di fronte all'albergo a mangiarmi il vegetarianish panino. Cioè, avete visto come mi brillavano gli occhi per andare a mangiare quella cazzo di pizza? Non ce l'ho fatta. Grande sconfitta. Dormo quindi meglio del previsto, visto che non avevo la pizza di Domino's. Dormo quindi un po' meglio del previsto tutto il pomeriggio, visto che non avevo la pizza di Domino's a mo' di cinghiale sul petto. Oh, bella regas, mi sono appena scassato una Coca-Cola Oreo. E voi direte, bel punk del cazzo che sei andato da Domino's, o meglio, volevi andare da Domino's, ma non ce l'hai manco fatta. E ti bevi anche la Coca-Cola, viviamo in un'epoca molto complicata. Comunque, prima di andare al concerto, shout out alla Moquette, che in Austria a quanto pare è still a think. Oggi sono abbastanza fortunato perché la venue è proprio dritto per dritto qua dall'albergo, tipo 3 minuti a piedi, quindi non devo neanche andare al guardaroba. E la missione è arrivare molto presto perché hanno fatto lo split gli Hot Water Music e Quicksand, e di questo split ce ne sono diverse versioni, una delle quali è la tour exclusive, che spero abbiano l'intelligenza di mettere all'inizio di ogni data tot copie in vendita, e non che se le siano giocate le prime date del tour. Quindi apertura porta alle 17 per provare a prendere una copia dello split tour exclusive, e il cam del futuro vi dirà se sono riuscito nella missione o meno. E come dico, me ne sono partito di buon'ora per andare al Zim, locale nel quale avevo già visto gli Hot Water Music esattamente 2 anni fa. Ti lascio in descrizione il video, quello era il tour assieme a Boys at Fire, Be Well e Semayer, anche quello Bill della Madonna. E sì, regas, al contrario della canzone della crisi, missione fallita, missione compiuta. Sono riuscito a prendere l'edizione tour dello split tra Hot Water Music e Quicksand, eccola qua,
Allora, questa è destinata a essere un disco Grail estremamente raro, anche perché ne sono state stampate solamente 100 copie. Ne mettevano fuori solo 5 a data, veniva ben 40 euro, sì, 40 cazzo di bombe, ed è così composta. Questa è la cover alternativa, mentre la cover ufficiale è tipo questa. Te lo compongono praticamente sul momento, è la cover ufficiale ma stilizzata, stampata su cartoncino e purtroppo non numerata, sleeve bianca autografata da tutti gli 8 membri delle due band. Bomba. E questa è la colorway, che dovrebbe essere un orange metallizzato splatter black. Come spesso succede in queste copie estremamente rare, centrino bianco senza neanche un timbro. Direi, ragazzi, questa l'ho pagata veramente a peso d'oro, però è veramente una copia da collezione. Non so quale può essere il suo valore di mercato, ma il valore di mercato è una falsa illusione che ci diamo noi collezionisti per dire alla fine sto facendo un investimento. Semplicemente avrò avuto l'occasione di avere un disco molto molto raro e sono contento che il mio ricordo di questo concerto sarà questa primizia della mia collezione. Tra l'altro, ragazzi, andatevelo a beccare lo split, perché solo 4 pezzi, ma direi divertente, con le band che si coverizzano a vicenda, inediti, ci sta. Ah, per rimanere in ambito merch report, ho anche preso questa maglia dei Quicksand, bella pattona, ma ci sta. E sapevi che non avevo mai avuto una maglia dei Quicksand? Perché li ho visti tante altre volte, ma come merch erano sempre un po' sgabordi, mancavano le taglie, non avevo mai trovato niente che mi convinceva. Quindi a 42 anni ho la mia prima maglia dei Quicksand. Yeah! Missione compiuta, split preso, ne tirano fuori solo 5 a data e ne danno massimo una persona, tutti autografati. E la bazza è che il merch è prima dell'entrata del locale. Qui c'è il merch e ora me lo porto già in albergo, e quindi non ce l'ho tra i coglioni tutta la sera. La serata si preannuncia perfetta. Gran bazza che ti facevano uscire dalla venue, quindi sono andato ad appoggiare il merch, anche perché non mi sarei goduto il concerto al 100% avendo quel vinile mega raro in borsa. Segno di civiltà dell'organizzazione austriaca, se lo fanno in Italia una roba del genere, ci troviamo la gente all'interno della venue con la parmigiana di melanzane. Non so se può mai funzionare una cosa del genere, ma date grosse da noi. E me ne torno al club per guadagnarmi la prima fila e beccarmi il set degli Asphyxiant Rust. Gainesville, Florida, anche loro band spesso di base al The Fest. Avevo la fortuna di esserli già visti in passato e direi che è stato veramente piacevole beccarseli dal vivo. Anche loro una band sulla quale mi piacerebbe fare un approfondimento, lo dico sempre di chiunque parlo. Comunque, se li vuoi approfondire, ti consiglio di partire dall'album del 2001, One. È una band, diciamo, in qualche modo culto, con una discografia estremamente esigua, sono stati sciolti per molti anni. Vateli a ribeccare, che sono ganzi. Per il momento The Quicksand. Di vedere anche l'anno scorso al The Fest, sapete come siano uno dei miei feticci degli anni 90. Walter, qualsiasi band che ha fatto, ne sono particolarmente fan. Tra l'altro, lui è sempre un figo della Madonna e aveva questa maglietta I Miss Title Fight. Ero proprio
proprio lì di fronte a lui, e in un momento di silenzio tra un pezzo e l'altro gli faccio: ehi Walter, hai Mr. Hatter, fai tu, e lui mi fa un saluto, dai, è stato fico. Live eccellente, formazione a trio per l'occasione, con doppia chitarra e senza basso, e nella setlist per lo più si sono divisi il classicissimo Sleep e Distant Population, e tra l'altro di quel disco c'è un video qua sul canale, che anche quello ti lascio qua in descrizione. Se non l'hai visto, recuperalo. Cioè, è sempre bomba guardarsi i Quicksand. Non so, per quanto siano indicativi della loro epoca come band, riescono a suonare attuali tutt'oggi. Sarà che generalmente il sound degli anni 90 è invecchiato bene. È quelle band che ti vedresti almeno una volta l'anno. E sono in questo trend e spero che continui. Poi arriva il momento degli 883 Music e non vorrei ripetermi nel discorso fatto 2 anni fa. Ti ricordi, quindi potrei riprenderlo papale, ma sottolineo come il buon vecchio Chris Creswell dei Flatliners, arrivato in formazione, gli abbia in qualche modo allungato la vita e dato nuova energia alla band, praticamente che si è aggiunta di un nuovo frontman, e questo lo sottolinea anche il fatto che della scaletta buona parte è stata incentrata sull'ultima loro parte di carriera, quella con Chris Creswell. Infatti ci sono stati ben 8 pezzi su 20 divisi tra Fill the Void e Wolves, gli ultimi 2 full length. Anche se non sono mancati classiconi come, vabbè, Wayfarer e Trusty Chord alla fine tratti da Caution, Drag My Body e State of Grace da Exister. Insomma, dai, gli altri pezzi sono un po' quelli che ti immagini. Da sottolineare, come dicevo nelle mie storie Instagram, è avuto abbastanza richiamo sta cosa. Come dicevo, sapete che adesso è in trend nei concerti hardcore vedere kid, soprattutto molto giovani, con scarpe da trekking, tipo la sportiva, Salomon, eccetera. Ecco, gli 883 Music si confermano nel 3000, infatti Chuck Ragan ha suonato con le scarpe antinfortunistica. Che sì! In molti mi avete fatto notare nei commenti che lo facevano già i porno riviste almeno 20 anni fa. Ma questo cosa sta a significare? Che i porno riviste già all'epoca stavano nell'anno 20.000. E questo non l'ha mai negato nessuno. Mattinata produttiva, mi sono fatto un bel giro a Vienna centro, e 2 colazioni. E adesso vado a prendere il treno che mi porterà all'aeroporto, per poi aereo per Treviso e da lì dritto per dritto fino a Bologna per arrivare in tempo al concerto della Crisi. Se non ci sono ritardi aerei dovrei farcela senza alcun problema. Giornata piena, mi piace. Sempre bello andare nella capitale austriaca, tra l'altro è uno dei posti nei quali mi trovo più spesso ad andare ai concerti, perché rimane a neanche un'ora di volo dall'Italia, la città a prezzi decenti, e qui ci vado molto spesso perché molti tour che non passano in Italia hanno come date più vicine Monaco di Baviera e Vienna. Monaco di Baviera non ci sono voli a prezzi decenti, mentre su Vienna volano le low cost, quindi ecco perché vado spesso lì. Arrivo all'aeroporto di Treviso, guido fino a Bologna, panino vegetariano al Pamcial, che praticamente è stato un pre-show, anche perché tutti i punk erano lì, posto assolutamente culto, e poi sono andato a quello che probabilmente è stato il mio ultimo concerto, al Circolo Dev, locale che ha aperto negli ultimi anni a Bologna e già si appresta a chiudere, e di questo me ne dispiace tantissimo, anche perché mi sono sempre trovato molto molto bene al Dev e lascerà un grandissimo vuoto a parer mio nel centro di Bologna. Anche la seconda sera faccio la mossa di prendere prima il merch e poi andarlo a riporre in macchina, visto che ne avevo parcheggiato lontanissimo. Te lo faccio vedere. Mi sono preso la maglia del tour della Crisi, eccola qua, in collaborazione con Lobster, con la scritta La Crisi con le manette sul fronte,
e sul retro le date. Tra l'altro spacca che l'hanno stampata la maglietta e mi dicevano Maio e Dario che poi il giorno dopo averle stampate si è aggiunta un'altra data che quindi non è presente all'interno della lista sulla schiera. Belle ste cose del tour. Comunque è fighissima questa data. E ci ho aggiunto anche il vinile di Paura Colazione, non l'avevo mai avuto su vinile quest'album. Questa edizione è rispuntata fuori al Venezia Hardcore lo scorso anno alla data di reunion, che è questa versione di Paura Colazione su vinile blu. Amo tantissimo sto disco e ci tenevo ad averne una copia anche su vinile. Big up per le due band che hanno aperto la serata, i sempre ottimi Turn Against. Da Ferrara, che chiudono in qualche modo un cerchio, anche perché da quello che hanno detto hanno fatto la prima data, mi pare, o una delle prime date a Lugo, in questo locale 12 anni fa in apertura alla crisi, e ora si ritrovano a risuonare con loro. Tra l'altro ero presente a quella data ed è rimasta in qualche modo mitica, anche perché poi ci fu una nevicata assurda, mi ricordo, un casino per tornare a casa, bei ricordi. E poi i canadesi Shadow One, che fanno questo mix tra punk rock e new wave, un po' molto spostato sulle new wave, un po' tanto per i miei gusti. Alcuni ottimi pezzi li ho sentiti, me li ero leggermente un po' ascoltati prima del concerto, probabilmente mi andrò ad approfondire oltre. È stato un piacere vederli e scoprirli un po' al concerto. E poi, ragazzi, è stato il momento della crisi. Eppure loro non hanno locale era pieno, tante persone presenti al concerto, con fasce d'età parecchio differenti. Ho visto molti giovani, ma anche meno giovani e della mia età in su, a testimoniare come siano stati e siano tuttora una band che abbia fatto congiunzione tra diverse generazioni. Ero preoccupato per la loro reunion, non particolarmente. Sapete che io quasi mai sono favorevole alle reunion, ma avendoli intervistati diverse volte qua sul canale, anche quei video te li lascio qua in descrizione, poi col cazzo che mi ricorderò di mettere tutti sti video, vabbè, avevo avuto modo di capire benissimo il senso di questo ritorno. Sapete, non avrei problemi a dire il contrario. È stata una data estremamente intensa in crescendo. Il pubblico era partito un po' più calmo per poi scaldarsi pian piano pezzo dopo pezzo. Fucilate tratte dai loro tre dischi e non solo. Sai quei concerti che ti lasciano con la voglia? Ecco, quello è stato uno di quelli. Infatti credo proprio che a sto punto me li ritornerò a vedere il 31... Aspetta che guardo sulla maglia. Il 31 gennaio a Modena. Sì, infatti saranno passati oltre 2 mesi dalla data di Bologna, quindi mi è tornata la voglia di rivedermeli. Sperando che, però, questa volta mi faranno il mio pezzo preferito, Missione Fallita. Unico neo non l'ha fatta, ma ognuno sceglie la propria scaletta da fare. Gran bel ritorno, ragaz. Non voglio dire mi ha fatto un effetto nostalgia rivederli, perché se l'ha avuto sulla nostalgia, darei all'esperienza un'eccezione un po' malinconica. Invece non è stato così. È stato un bel concerto attuale che mi sono goduto. Quindi, ragaz, bentornato alla crisi, finalmente sono riuscito a ritornare a vederli anch'io. Boom, mi sa che mi sono dilungato. Cazzi vostri, cazzi miei. E noi, come al solito, ci becchiamo molto presto. Tantissime cose in uscita e il weekend prossimo sarà ancora più intenso di concerti. Lì la dividerò in due. Dai, io sono Kanta KC and I love you all. Peace.